Luca contro il Perugia è arrivata una sconfitta immeritata perché gli episodi arbitrali hanno condizionato ovviamente il risultato finale. Noi però l'abbiamo affrontata bene la gara, l'abbiamo giocata bene, abbiamo trovato il gol, potevamo anche portarla a casa con Gigi Canotto che non è riuscito a sfruttare quell'occasione, poteva effettivamente cambiare il match radicalmente. Sì, abbiamo fatto una bella partita, l'abbiamo preparata bene, comunque siamo stati anche sfortunati in determinati episodi, poi la palla può entrare come non può entrare, Gigi ha avuto l'occasione, però non possiamo recriminarci nulla, abbiamo fatto una buonissima gara fino al 70esimo, 80esimo. Ecco, Mister Caserta lo ripete sempre, noi abbiamo un obiettivo che è quello della salvezza e dobbiamo raggiungerlo il prima possibile. La classifica è corta anche verso l'alto, però noi abbiamo un obiettivo che è quello della salvezza. Sì, l'obiettivo nostro rimane quello, in Serie B come vinci due partite vai su, come ne perdi due vai giù. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita a fare grandi prestazioni e cercare di fare più risultati positivi possibile. Venerdì si affronta l'Ascoli, dobbiamo cancellare quello che è il risultato dell'andata, provare ad andare là e fare bene. Sì, mi ricordo ancora la partita che abbiamo fatto qui, che avevamo fatto un buonissimo primo tempo, poi il risultato ce lo ricordiamo tutti. Ci dobbiamo riscattare dell'andata e fare la nostra partita come cerchiamo di fare sempre e sperare di andare lì e fare punti. Ogni festa ha il suo sorprendente finale. Pirotecnica Nazionale. L'unica pirotecnica nazionale. Colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino. Pirotecnica Nazionale. Cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza. Pirotecnica Nazionale. Cellulare 330 33 89 24.